L'emozione che si può trovare o si può provare nel visitare queste manifestazioni, questa manifestazione, è un'emozione forte, cioè si sente proprio nel momento in cui si vanno ad osservare le strutture quella forza, quella voce, quell'ambiente, quel clima tipico del Natale, forse è la festività più bella e questo presepe penso che partecipi a migliorarla ancora di più. L'idea di questo presepe nasce nel 2018, noi siamo a Scorrano e il nome di questo evento è Send Nativity. L'idea nasce dal racconto di un nostro socio che ha vissuto moltissimi anni all'estero, ha girato il mondo e quindi, perché questa è un'arte relativamente giovane, questo tipo di arte, le sculture di sabbia, lui avendole viste in diverse parti del mondo, poi pensò di organizzare un evento in Canada dove lui gestiva delle attività. Quando se ne è tornato qui a Scorrano, praticamente ci raccontava di queste sculture di sabbia. Sinceramente noi ignoravamo l'esistenza di questo tipo di sculture di arte e stentavamo a credere che solo sabbia e acqua potessero poi diventare una scultura. La presenza del presepe di sabbia ha in qualche maniera valorizzato, intanto ha permesso la pulitura complessiva dell'edificio, ma ha anche valorizzato lo stesso edificio perché ha fatto riscoprire al pubblico salentino e non, anche stranieri molti vengono, per vedere questa qualità architettonica rococò, non è barocco, questo è rococò. In assoluto tra i migliori di tutta quanta la provincia salentina. Il posto dove ci troviamo è il convento di San Francesco d'Assisi, volgarmente detto noto anche come degli Agostiniani. È un complesso architettonico nato nel 400, nel 1464, in epoca aragonese, per volontà della feudataria all'epoca di Scorrano, che era Ramondina Centelles, una nobile di probabile origine catalana, ma vicina, familiare, dicono i documenti, di Giovanni Antonio del Barzo Orsini, quindi vicina alla famiglia del Barzo Orsini, i principi di Taranto. Questo edificio nasce fuori le mura, ovviamente, e ad un certo punto, dopo il Cinquecento, viene inglobato nella fortezza, nella cinta muraria del paese di Scorrano, perché era un periodo in cui i saraceni facevano diverse invasioni lungo la costa, addentrandosi fino all'interno della terra d'Otranto e quindi rubando non soltanto diciamo, prodotti agricoli, olio, vino, eccetera, ma anche ragazzi e donne che portavano come scavi al
mercato di Tunisi e di Algeri, e dove per essere liberati dovevano essere riscattati dalle rispettive famiglie e quindi li vendevano appunto come schiavi. L'importanza dell'attuale redazione architettonica del convento, che risale tra il 1783 e il 1796 come periodo, e rappresenta la terza edizione della redazione architettonica, e rappresenta il momento in cui si doveva glorificare il primo santo conventuale, cioè San Giuseppe da Copertino. Quando San Giuseppe viene canonizzato, tutti i conventi dei conventuali di Puglia, in particolar modo, vengono o rifatti come questo, completamente, o aggiornati o migliorati dal punto di vista artistico. E quindi c'è tutta una serie di attività artistiche che vengono realizzate, e il chiostro è un po' l'emblema in qualche maniera di queste trasformazioni architettoniche. Per molto tempo è stato abbandonato e mal utilizzato, tant'è che c'era tutta una serie di costruzioni nel chiostro che non facevano più capire quali erano le parti autentiche da quelle aggiunte. L'associazione Promuovi Scorrano cominciò a realizzare una serie di presepi di sabbia da qualche anno a questa parte, che rappresenta un po', come dire, l'occasione perché l'apertura di questo convento, che ancora rimane di proprietà privata, e venisse visitato non soltanto dagli scoranesi che lo riscoprissero, ma soprattutto da tantissimi ospiti che tutti gli anni vengono a visitare i presepi di sabbia. Io da scoranese, insieme agli amici dell'associazione, abbiamo proprio focalizzato la nostra attenzione sui momenti importanti della nostra cittadina, della nostra comunità. E questo convento era un momento importante che noi volevamo riscattare e far rivivere la sua storia. In questo convento c'è stato San Giuseppe da Copertino. Nessuno forse lo sa. E stava peraltro, come si dice, almeno da quelli che sono gli studi che noi siamo riusciti a risalire, quasi in punizione. Cioè, fu trasferito a Scorrano e messo lì a tirare, perché qui c'è una cisterna qui dietro di noi, a tirare l'acqua per gli altri, proprio perché lui doveva essere punito perché non studiava. La realizzazione del presepe, diciamo che si divide in due fasi. La prima fase comporta proprio la compattazione della sabbia. Se non viene eseguita a regola d'arte questo procedimento, c'è il rischio che poi, una volta che si tolgono le casse formiche che contengono la sabbia, praticamente crolli tutto giù. Una volta compattata la sabbia, quindi quando sono pronti i blocchi per essere scolpiti, poi vengono gli artisti e, diciamo, a seconda del tema, della difficoltà, del lavoro da fare, dai 15 ai 20 giorni.
Gli artisti cambiano ogni anno a seconda del tema che bisogna realizzare. Quest'anno hanno lavorato 5 artisti. La stella è stata realizzata da un olandese, Lucas, che ha avuto anche la responsabilità di compattare la sabbia. Per lui ogni anno viene a curare il processo di compattazione della sabbia. Poi c'è un scultore della Repubblica Ceca, Radek, che ha scolpito i due pastori con l'angelo che annuncia la venuta del Cristo Redentore. Una scultrice olandese di genitori norvegesi che ha scolpito la Sacra Famiglia, un russo si chiama Mariek, un russo si chiama Vadim, con passaporto però olandese, ha fatto i Re Magi. Nella seconda postazione troveremo Papa Giovanni XXIII, realizzato da uno scultore ungherese che si chiama Ferenc. Quest'anno il tema del presepe è un tema diciamo obbligato, è la pace, perché visto quello che sta succedendo in tutto il mondo, ma anche dietro l'angolo di casa nostra, nel cuore dell'Europa, abbiamo pensato che non potesse essere diverso il tema di questa edizione. Questo evento per la città è diventato sicuramente un punto di riferimento, visto il successo di pubblico che ha avuto in tutte le edizioni precedenti, e quindi lo si aspetta, e soprattutto ha creato un indotto anche economico, perché poi è un modo per visitare il centro storico molto bello. Infatti noi abbiamo 2 postazioni e il percorso obbliga i visitatori ad attraversare tutto il centro storico. Venite qui a Scorrano perché sicuramente questo tipo di arte non la si vede, non è molto comune. In Italia, diciamo, dopo Jesolo siamo noi la realtà più importante per questo tipo di eventi. Venite perché sono veramente molto belle e molto emozionanti le statue.